annuncio alla fine. Non sappiamo quante e quali sorprese ci saranno, se ci saranno. Il cliché vuole Burdisso e Carini su tutti. Inserimenti vedremo, se dalla corsia 1 dove c'è Ferraro, dalla 2 dove c'è Crescenzo, dalla 3 dove c'è Pellizzari, oppure dalla 6 di Pervincioni, dalla 7 di Razzietti e dalla 8 di Perfetto. Sono questi gli 8 che hanno conquistato il diritto di giocarsi il titolo italiano assoluto. Giacomo Carini sarà in corsia numero 5, Federico Burdisso in corsia numero 4, una sfida nella sfida per loro, spalla a spalla per la vittoria oltre che per il tempo limite per il mondiale. Abbiamo ricordato di Burdisso e del suo exploit all'Europeo di Glasgow la scorsa estate. Esatto, ripescato in finale di 200 del fino, era stato nono al termine delle batterie, è ripescato e si è giocato veramente jolly in quell'occasione, molto bravo a sfruttare la laterale per raggiungere addirittura la terza posizione. Ma questo è un 200 del fino come non si è mai visto, perlomeno non si vede da un sacco di anni in Italia, perché oltre ai due protagonisti ricordati abbiamo dietro un bel lotto con Pellizzari, con Berliccioni, con Razzetti, che promettono di dare ulteriore profondità. Viene chiamato l'aggancio al blocchetto di partenza e si comincia con il buon tempo di reazione in corsa numero 5 da parte di Giacomo Carini e un Federico Burdisso che allora deve subito cercare di accelerare in frequenza e velocità per recuperare lo spazio perduto, cosa che peraltro gli riesce. Un Federico Burdisso che sembra letteralmente scatenato, occhio a questo primo passaggio e occhio all'aggressività, al coraggio, anche se ci consentite, da parte di Burdisso che passa a 25.03. Sì, passaggio molto veloce, diverso invece la notata dei Carini, soprattutto nei primi 25 metri è stato quasi attento il Lombardo a non spingere troppo, a non forzare troppo di intensità di bracciata, e questo ha lasciato spazio a un Burdisso devastante in questa prima parte di gara. E qua devi rimanere veramente molto ben concentrato per non farti buttare fuori dalla vasca. E per ora bella la linea di Burdisso, ma siamo solo a metà gara, 53-68, passa addirittura forzando forse più del mattino. Carini è staccato di un secondo e 13, ma abbiamo detto che il 200 del fino presentano il conto se non li sai gestire alla perfezione rispetto a quelle che sono le tue forze, rispetto a quella che è la tua condizione. Burdisso sempre davanti, buona la prova in corsia laterale anche da parte di Alberto Razzetti in corsia numero 7, seconda corsia dal basso, è un Razzetti che cerca di riportarsi su Carini, seconda posizione Razzetti, davanti sempre Burdisso, meno un secondo sul parziale del record italiano, 23.62 per lui. È mostruoso, è un passaggio da migliore al mondo, 1.23, spaventoso. Burdisso superlativo e ancora sta ruotando bene, adesso abbassa leggermente la linea di recupero, ma è ancora efficace. Un Federico Burdisso scatenato che vola verso il titolo italiano, è un Burdisso da solo al comando, Federico che va a chiudere in 1.54.64, record italiano polverizzato, record italiano distrutto, 1.55.4 di Giacomo Carini, che è un nuovo padrone nei 200 del fino in Italia, che vola al mondiale di qua giù e si chiama Federico Burdisso, che tra l'altro, vista l'anagrafe, classe 2001, in un colpo solo fa record italiano e quasi assoluto e quasi tutti i record italiani giovanili. Beh, prestazione davvero notevolissima, ha notato con enorme coscienza di sé, sembrava un passaggio folle al mattino, lui ha dimostrato con la gara del pomeriggio che in realtà stava semplicemente girando le vite, tarando il suo livello, calibrando bene i cavalli per poi essere efficace al 100% nella gara completa del pomeriggio, così è stato. È pazzesco, ha migliorato di praticamente 2 secondi il proprio.